Questo è il pane semplice, poi la ricetta la troverete nel link che ha lievitato, si vede com'è bello gonfio. Adesso lo rovesciamo sul piano e vediamo se riesco a fare una treccia esattamente come la faceva mia nonna. Guardate, guardate quanto è bello e ci sono pochissimi grammi di lievito, 5 grammi. Lo schiaccio un po', lo allargo. Lo schiaccio leggermente. Facciamo così, così. E adesso lo vado a dividere con un tarocco, così, in tre parti uguali. Se non sono uguali uguali, non fa niente. E cerchiamo di formare una treccia, così. Aspettate che mi devo così. Forse è meglio tagliare anche la parte di sopra per poi chiuderla perfettamente. Così. Come avete visto, io il pane non l'ho sgonfiato del tutto. Queste bollicine purtroppo mi dispiace, ma le dobbiamo scoppiare, sennò poi si bruceranno nella cottura. E questo è il pane semplice. Ora, mia nonna faceva questo: metteva nelle pieghe della treccia le mandorle. Poi, una volta che si apre il pane in cottura, le mandorle si vedranno. Almeno questo ricordo. Vedremo se questo mio esperimento avrà successo oppure le mandorle voleranno via nella cottura. Ora questo deve riposare un'altra mezz'oretta perché io sono andata a rilavorarlo un po'. Spingiamo bene le mandorle dentro così siamo sicuri che Escono. sì, che non spariscono. Mettiamolo anche qui. In ogni parte della treccia. In ogni fessura che si è creata, gli mettiamo le mandorle. Quando sarà cotto, se ci riesco a farlo, perché questo è un ricordo veramente lontanissimo, quando sarà cotto sembrerà un gioiello. Mettiamo qui. Adesso io lo vado a cuocere nel forno fra una mezz'ora e poi vi mostro il risultato finito. Del pane cotto. A fra poco.